Per i palatifini della pallavolo a Ravenna questa sera c'è stata una grande prestazione da parte della Bunghia per la Bu Costa. Qui abbiamo l'allenatore Fabio Soli, ci vuoi parlare di cos'è accaduto questa sera qui a Palermo? È accaduta, come hai detto tu, una cosa che forse nessuno si aspettava, cioè un risultato tondo 3-0 per noi contro una squadra non corazzata come Trento. È successo perché ci abbiamo creduto già dai primi giorni di preparazione di questa partita. Venivamo da un momento un po' nervoso come la Coppa Italia Macerata, dove non abbiamo fatto sicuramente la nostra migliore prestazione. E abbiamo parlato un pochettino nello spogliatoio con i ragazzi e abbiamo condiviso il fatto di poter usare le armi che abbiamo messo in campo oggi per produrre quella che per noi era la pallavolo più concreta fino a questo momento, cioè una pallavolo fatta di pazienza, di difesa, di tocchi a muro, di grande battuta e di possibilità e disponibilità di giocare più volte la palla. Oggi l'abbiamo fatto con continuità, siamo riusciti ad andare oltre il secondo set, memoria anche dell'esperienza di Piacenza, e di fronte abbiamo trovato un Trento che sicuramente non è in grandissima forma, sta cercando ancora i propri meccanismi per l'altissimo livello, però è sicuramente una squadra per la quale portare un grandissimo rispetto e penso che oggi lo siamo riusciti a fare, portare rispetto a Trento, mettendo in campo una più che buona pallavolo. Una grande prestazione, e volevo chiedere, l'ho chiesto anche al capitano Santiago Orduna, quanto la rabbia che abbiamo patito con Piacenza si è trasformata in formula vincente stasera. Ma penso che il pensiero a Piacenza dopo i primi due set ci sia andato, ho visto qualche faccia che mi guardava nel cambio campo come per dire questa volta non ci scappa, pur avendo davanti Trento, quindi aver memoria del passato, dei propri errori può servire per costruire un futuro migliore e noi oggi siamo riusciti a far tesoro di quell'esperienza e della prestazione anche, ripeto, di Civitanova per poter continuare a macinare gioco come abbiamo fatto nel primo set, cioè punto a punto, punto a punto, portando poi via sul finale con qualche scelta dei centrali azzeccata e con grande intensità in battuta durante tutti i tre parziali, che è quello che ci ha permesso poi di lavorare molto molto bene con la difesa. Complimenti per la vittoria a Fabio Soli. Grazie mille, grazie mille.